distanza di questa seconda corsa con le due BMW che riescono a restare davanti, anche se subito con le Dogami, quella McLaren è irruente, irruentissimissimo. Anche il buon Antonio Felix da Costa che bussa sportella, riesce a guadagnare la prima posizione nei confronti del compagno di squadra Fran Rueda. Comme Dogar si trova costretto a recuperare dopo un taglio, un'uscita nella via di fuga, sorpasso e recupero alla grande anche da parte della Lamborghini con Mappelli e Venturini, Venturini in questo caso, poi dopo i cambi pilota, problemi tecnici per la Mercedes AMG GT del Team Drivex e un Marco Mappelli che sale in cattedra, ha preso il volante, va a recuperare la quarta posizione nonostante l'importante handicap, mentre terzo riesce a chiudere con una grande prestazione propiziata anche da questo errore di Farbacher, Albert Costa che fa segnare il giro più veloce. Finale con il duello tutto in casa BMW che vede protagonisti De Vega e Bubeng, che alla fine chiudono in quest'ordine con anche Antonio Felix da Costa che può festeggiare la vittoria.